FC24 è ormai disponibile da qualche giorno e oggi voglio andare a fare con voi una riflessione, un'analisi su quello che è il gameplay attuale e quelli che possono essere anche gli sviluppi futuri. Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube. Come detto nell'intro, oggi voglio andare insieme a voi a fare una chiacchierata su quello che è il gameplay di FC24 che ormai è uscito da qualche giorno e quindi insieme possiamo parlare un po' di quelli che sono gli aspetti positivi e anche quelli negativi. In particolare ci tengo tanto a sentire anche la vostra nei commenti, visto che secondo me siamo in presenza di un capitolo che è diverso, inizialmente potrebbe essere anche divisorio riscontrare tutta una serie di opinioni differenti tra l'utenza. Quindi mi raccomando nei commenti, ascoltate il video e poi fatemi sentire le vostre opinioni punto su punto. Vi parto col dire che a me questo gioco al momento sta piacendo e sta piacendo per due semplici motivi. Innanzitutto mi sembra un gioco diverso e più difficile. Cosa significa? Significa che se noi mettiamo le mani per la prima volta su FC24, abituati a quella che è stata l'esperienza passata, subiamo un attimo di shock perché diciamo: caspita, ma come si fa a difendere? Caspita, ma come si fa a creare un'azione? E visto che negli ultimi anni, soprattutto nell'epoca moderna, FIFA 22, FIFA 23, mi era sembrato che ci fosse la sensazione di far sempre ogni anno le stesse cose, questo primo punto credo che sia centrale per mantenere vivo il nostro interesse e anche per darci la voglia di migliorare, perché è bello iniziare a avere delle difficoltà, aiutarci, condividere quelli che sono i nostri progressi all'interno del gioco per maturare sotto diversi punti di vista, per esempio per come possiamo andare a difendere meglio, per come può essere finalizzare davanti la porta, eccetera. E la seconda cosa per la quale a me questo gioco sta piacendo tanto è perché è profondo. Possiamo fare tante cose, raga. Possiamo fare le evoluzioni, ma la cosa bella è che io posso evolvere un giocatore e tu ne puoi evolvere un altro e poi ci andiamo a scambiare i pareri. Tu perché hai voluto quello? No, io questo perché... Quindi c'è questo melting pot di idee, di teorie che è possibile anche andare a far crescere, no, quel senso di community secondo me su questo titolo, e questa è una cosa che a me piace tantissimo. Venendo in particolar modo a quello che è il gameplay, una delle robe che più mi fa impazzire in positivo è il ritorno della levetta analogica sinistra, ovvero del famoso micro movimento. Avrete notato anche voi sicuramente che negli ultimi anni i giocatori palla al piede con l'analogico, soprattutto quando non correvate per cercare di smarcare i difensori, facevano una gran fatica. Da Beyeder ad Haaland sembravano praticamente tutti quanti dei gran prensi di tronco che riuscivano a fare le stesse cose. Invece adesso un giocatore bello agile lo vedi, perché basta magari un tocco in più, una finta di corpo per mandare a vuoto l'avversario e riuscire a concludere senza fare troppe skill e troppe cose strane. E in particolare, sempre connesso a questo discorso relativo alla levetta, finalmente possiamo ritornare ad utilizzare giocatori anche piccoli e veloci, perché grazie all'introduzione di nuovi stili di corsa e in particolare al bilanciamento di questi con gli stili dell'anno scorso, non dobbiamo andare a schierare necessariamente quei lengthy che si portavano, per dire, su FIFA 23, dove se non avevi la punta fisica che correva e difendeva palla, praticamente non facevi niente. Quindi anche questa per me è una grandissima innovazione, visto che si ritornerà ad utilizzare un po' diverse carte in base a quello che è il nostro stile di gioco. Quindi big up anche per questo, e risponde anche un po' a una domanda che mi avevate fatto relativo a quelli che possono essere gli stili di corsa migliori. Ragazzi, gli stili di corsa migliori al momento in realtà non ce ne sono, nel senso che sono quasi tutti buoni, visto che bisogna abbinare le diverse caratteristiche di velocità ai playstyle. E se proprio dobbiamo scegliere, ad esempio, all'interno dei lengthy io preferisco i controlled lengthy, all'interno degli explosive i controlled explosive, e poi i controlled normali anche sono molto buoni. Quindi diciamo che stile di corsa più la vocina controlled sembra essere la combinazione migliore. Quindi anche questo un aspetto positivo, visto che ci farà utilizzare tante carte diverse durante il corso dell'anno. Un altro aspetto positivo è anche in quello della varietà dei moduli, perché c'è secondo me un ritorno a moduli abbastanza larghi, perché abbiamo visto che per vie centrali si fa abbastanza fatica ad andare ad attaccare per via di un punto negativo che vedremo dopo, per cui andare ad utilizzare magari un modulo largo come un 4-4-2 di cui potrebbero arrivare le tattiche durante questa settimana potrebbe essere un'idea assolutamente vincente. Per quanto riguarda quelli che possono essere gli aspetti negativi, qua abbiamo da parlarne, perché sinceramente per quanto riguarda la fase difensiva ci sono un attimino delle cose da rivedere in mia opinione, o meglio delle cose che si potrebbero andare a rivedere.
Innanzitutto, come vi dicevo, difendere è molto più difficile, ma questa non è una cosa negativa, ripeto, perché è bello, la difesa è sempre stata uno degli elementi più grandi in assoluto di skill gap, per cui se io so difendere, difendo, se non so difendere, prendo gol e alla peggio una partita può finire anche 8-7, si va di Zemallandia, benissimo. Però il problema della difesa qual è? Che i giocatori con l'L2, quando vogliamo andare a temporeggiare, mi risultano veramente un po' troppo pesanti. E io credo che questo sia dovuto al fatto che per andare a favorire i playstyle plus, come ad esempio proprio quello del temporeggiare del jockey, sia stato andato un po' a depotenziare quello che è il comparto difensivo sotto questo punto di vista. Quindi se riuscite a definire la vostra manovra andando subito in uscita con il contrasto, prendete la palla, altrimenti se vi mettete lì a temporeggiare un po', la palla quasi sempre vi schizza via. E a tal proposito, anche relativo ai contrasti, secondo me c'è un gran problema, perché sempre per favorire quelli con il playstyle giusto per i contrasti, e a me questi contrasti al momento non è che stanno facendo proprio girare la testa, perché purtroppo se a voi andate a schiacciare il contrasto, tante volte la palla non la recuperate, oppure la palla finisce di nuovo all'attaccante avversario con dei brutti rimpalli. Sempre per la questione del playstyle, secondo me, perché infatti c'è il playstyle che non solo ti aiuta al contrasto, ma aumenta anche la possibilità di tenere la palla tra i piedi. Quindi secondo me al momento l'idea del gioco è quella di un gioco abbastanza basato e centrato sui playstyle. Però raga, è chiaro che in una prima fase di gioco dove non tutti possiamo permetterci giocatori top o anche giocatori forti ma oro non hanno ancora dei playstyle accettabili, insomma un po' di cosette strane all'interno della partita si vedono. Sicuramente vi sarà capitata la classica azione dove voi prima difendete, poi la palla la recuperate, poi gliela ridate perché per sbagliate il contrasto, poi la riprendete, poi gli ritorna, poi gli ritorna un'altra volta e prendete gol. E quello al momento credo che sia la cosa che più mi disturba per quanto riguarda la fase difensiva unito al temporeggiare, perché negli ultimi anni l'L2 in fase di difesa era una delle cose che utilizzavamo di più. Credo che si ritornerà ad uno stile un po' più FIFA 18, il che ci sta, perché a me piaceva tanto, difendevo molto bene su FIFA 18, chi mi conosce e mi segue da tanto tempo sa che io sono nato competitivamente su quel gioco lì. Però ovviamente dopo FIFA 19, 20, 21, 22 e 23, quindi 5 titoli, 5 anni di difesa fatta in un certo tipo, fare una regressione non è mai semplice. Un altro aspetto del gameplay che non mi lascia proprio super contento, e questo sono sicuro che incontrerà anche il vostro favore come argomentazione, ovvero quella sensazione di pressing che c'è sempre in mezzo al campo. Sono sicuro che tanti giocatori al momento, quando vanno a fare una partita, dopo 2-3 minuti che stanno col pad in mano, dicono: caspita, ma questo c'è il pressing. E invece raga, non è così, perché banalmente ve ne accorgete, perché magari voi giocate con equilibrato e avete gli stessi problemi, perché la vostra squadra si alza in maniera indisciplinata secondo quella che è la loro teoria per cercare di andare a pressare e recuperare il pallone. E questo secondo me, se tu vuoi andare a creare un sistema di difesa basato molto sullo skill gap, non è proprio il massimo, perché se poi ci butti in mezzo sto pressing tra virgolette costante e continuo in mezzo al campo fatto dalla CPU, rendi tutto quanto un po' più difficile e di skillato ci metti ben poco. Difatti il problema per il quale secondo me i moduli larghi andranno tanto è proprio questo, proprio per cercare di vincere quella resistenza che si viene a creare da sola in mezzo al campo, per cercare di allargare il più possibile le maglie della squadra avversaria e di conseguenza trovare degli spazi che altrimenti verrebbero chiusi in automatico. Come vi dicevo, a me tantissime volte è capitato che sto costruendo l'azione, all'improvviso mi sbuca dal nulla un centrocampista magari sospinto dal playstyle plus che mi va in anticipo, e infatti occhio a quando cercate magari di costruire la manovra dal basso, perché potreste regalare la palla al giocatore che vi viene a raddoppiare. Sui passaggi ho sentito delle opinioni discordanti, onestamente a me non dispiacciono, li trovo migliorati rispetto all'anno scorso. Chiaro è che se voi li andate a fare con dei giocatori che al momento, insomma, sono abbastanza scarsetini, magari direte: cavolo, ma quest'anno i passaggi non sono buoni di nuovo. In realtà no, perché poi ve ne accorgerete prendendo giocatori che hanno playstyle buoni, buone statistiche di passaggio, che anzi quest'anno è molto favorevole un bel giro palla, e proprio per una questione di difesa un po' più aperta essi vengono a creare anche dei bei spazi quando andate a muovere la palla. Quindi sotto questo profilo qua, onestamente, a me i passaggi non dispiacciono.
Poi c'è stato anche un'introduzione secondo me di un paio di skill molto carine, si possono andare ad integrare molto bene in quella che è la manovra offensiva. Diciamo che al momento stiamo andando un po' a scrutare quello che è il fantomatico meta, di cui parleremo magari in un video un po' più dedicato, però oggi ci tenevo a condividere con voi queste mie prime impressioni. Ci tengo, vi ripeto ancora una volta, soprattutto a sentire le vostre di opinioni, perché già so che qualcuno di voi magari sarà un po' scocciato perché perde le partite eccetera, raga, però non dovete disperare, perché in questo momento stanno facendo fatica tutti, dall'utente comune al pro player più forte, ve lo posso garantire, perché è un gioco diverso e merita il giusto tempo per essere imparato. Però ripeto, io sono abbastanza soddisfatto di questo titolo dopo anni di monotonia, stesse cose, di giochi dominati in maniera incredibile dalla CPU, cosa che al momento, almeno su FC24, non sembra essere. Ragazzoni, per questo video è tutto. Mi raccomando, sezione dei commenti, fatemi sentire i vostri pareri. Vi ricordo che sono live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e che un like e un'iscrizione per me sono molto importanti. Vorrei quest'anno raggiungere i 50.000 per avere quell'illusione della targhetta che è sempre stata il sogno da piccolino. Io vi auguro una buona giornata, un salutone dal vostro Liberoschi e a presto. Ciao!